Salve a tutti, il secondo principio della filosofia Huna dalle Hawaii è Kala, ovvero non ci sono limiti. Cosa vuol dire Kala, non ci sono limiti? Vuol dire che molto spesso noi, quando ci approcciamo alle cose, sia dentro che fuori, siamo rigidamente ancorati ai nostri limiti sensoriali, cioè una cosa non esiste, una cosa non è vera finché non la vedo, non la sento, non la tocco con i cinque sensi. In realtà, le culture sciamaniche, non solo di tutti i mondi, ci ricordano che noi non abbiamo solo cinque sensi, ma ne abbiamo tantissimi altri. Quindi, all'aumentare della nostra sensibilità, all'aumentare delle nostre percezioni, noi saremo in grado di comprendere che tutta la finitezza e i limiti spazio-temporali a cui siamo abituati in realtà sono una grandissima illusione. Quindi, quanto più noi scopriremo di avere delle altre facoltà, quante volte ci è capitato, ad esempio, di avere dei sogni premonitori o comunque di avere delle percezioni che ovviamente non erano rigidamente ancorate a quello che tocco, a quello che sento, a quello che annuso, a quello che assaporo, no? Eppure sono successe, quindi cosa vuol dire? Che quello che noi pensiamo essere vero o concreto, in realtà si riferisce semplicemente ad una percezione e in quanto tale le percezioni fine a se stesse possono essere assolutamente ampliate, modificate, alterate e in base a quello noi saremo in grado di entrare in contatto con ben altre realtà. Quindi il secondo principio della filosofia Huna è Kala, ovvero non ci sono limiti. Allora.